Suffa, che è stato decisamente uno dei migliori in campo di questa sfida, ha segnato due reti, una partita finita in parità. Alla fine dobbiamo dire che è stata una gara di grandi emozioni. Fino a un certo punto sembrava che il pareggio, insomma, vi stesse stretto, però per come è andata alla fine è un punto d'oro. Sì, buonasera a tutti, è un'ottima squadra quella dell'Anzio Lavigno, ci ha dato il filo da torcere sia all'andata che al ritorno, si è dimostrata una squadra da vertice, i giocatori sono all'altezza del campionato, peccato per le ultime due azioni, i due minuti di partita, c'è un po' di rammarico, però vediamo il bicchiere mezzo pieno e abbiamo strappato un punto buono per il campionato. La gestione, diciamo, del vantaggio forse non è stata quella che ci si aspettava da parte della vostra squadra. Avete avuto tre volte il vantaggio di un gol, forse bisognava essere più concentrati in difesa. Qual è la tua visione sotto questo punto di vista? Diciamo che questo è uno sport fatto di episodi, di momenti. I nostri momenti sono stati tanti e non sono stati sfruttati al meglio. Loro sono stati bravi su tre ripartenze ad infilare tre gol, onore al merito alla squadra e guardiamo a sabato prossimo. Con Passera, il portiere dell'Anzio Lavigno, che è stato autore di una partita davvero eccezionale, ha parato tantissimo, una gara che davvero poteva finire in tutti i modi. Un pari che, per come si erano messe le cose, fino a un certo punto vi poteva andare bene, però c'è grande rammarico per la conclusione, insomma, della partita. Qual è la tua visione di questo match e come consideri, insomma, questo punto? È stata una grandissima partita, entrambe le squadre hanno giocato molto bene, molto tirata anche a livelli di ritmi, poi visto la dimensione del campo era una cosa, diciamo, che ci aspettavamo fin dai giorni prima della partita. E posso dire complimenti a tutte e due le squadre, secondo me alla fine il risultato è giusto nonostante il rigore finale che comunque lascia l'amaro in bocca perché avremmo potuto riaprire il campionato, ma comunque questa squadra Real Stella le vince tutte, è un'armata, tantissimi cambi e il risultato è giusto, bellissima partita comunque. Secondo te questo pareggio, diciamo, chiude definitivamente i giochi o c'è ancora qualche speranza? Mancano 10 giornate? No, non è ancora chiuso, ma sicuramente sarà importantissimo lo scontro tra Aprilia e Real Stella. Se non dovesse vincere Aprilia, penso che il campionato a quel punto sarà difficile da riaprire, visto la rosa al completo del Real Stella, che hanno 10 cambi, forse è l'unica squadra che ha così tanti cambi di valore.